È arrivata la soluzione dopo svariati anni di un'accusa di corruzione, il fatto non sussiste. Beh, esprimo soddisfazione, sono stato sempre sereno prima con me stesso e poi ho avuto piena fiducia sulla magistratura, su un qualcosa che non c'era. Sottoscritto si è sempre prodigato alla difesa dei piccoli consumatori, all'epoca erano i piccoli distributori di carburanti, ma al di là della vicenda sottoscritto non aveva assolutamente commesso nulla e alla fine, forse con qualche anno in più rispetto al dovuto, la verità è venuta fuori. Com'era nata quell'accusa, secondo lei? Non lo so, chi fa politica e chi usa il cosiddetto potere istituzionale o il suo ruolo istituzionale non lo mette in soffitta, ma lo mette a disposizione del territorio. E quando lo si mette a disposizione del territorio e non per altri interessi, possono venire fuori delle situazioni di questo tipo. Quelli erano veramente dei regalie di Natale. Era sotto il periodo natalizio, avevo ricevuto diversi regali di Natale, tant'è che dico pubblicamente non voglio più ricevere, rigetterò qualsiasi regalo di Natale a questo punto. Dentro una busta vi erano questi buoni benzina che ho inserito poi nella macchina. Sono stato intercettato durante l'approvazione di un iter di una legge sulle distanze dei distributori di carburante. Non so come sono entrato in questa intercettazione, so che noi siamo tutti intercettati. Durante questa intercettazione veniva fuori una mia, io non facevo parte della commissione perché ero assessore al bilancio all'epoca, ma comunque veniva fuori una mia comunque interessamento e tutela dei piccoli distributori. L'accusa della magistratura del PM era che io avessi ricevuto questi buoni benzina per aver fatto delle pressioni, emendamenti che non ho firmato, pressioni sui colleghi del Consiglio regionale che non ci sono stati, sono stati ascoltati tutti quanti, verso questa direzione. Dopo 7 anni la magistratura è venuta fuori che questi buoni benzina di un valore tra l'altro anche modico, circa 500 euro, mai utilizzati, non faceva parte di un'azione corruttoria, però erano dei regali di Natale così come tutti quanti ricevono e mai volti alla singola persona e mai ricevuti come controprestazione. Non fa parte del mio carattere, del mio stile di potermi rapportare con il territorio.